In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Buon Capodanno a tutti, carissimi amici, dall'ospedale di Andria, dove la salute sembra sfuggire di mano e ha bisogno di più cura. Da qui giunga a tutti l'augurio di vita piena e serena. Ma vorrei darvi l'augurio non tanto con le parole umane che, come le bollicine dello spumante con cui abbiamo brindato nel salutare l'anno nuovo, spariscono, ma con la parola di Dio, che è la parola dell'augurio, la parola della benedizione, la benedizione che il Signore fa scendere sul suo popolo, Israele, e che ora riguarda proprio noi. Dice così: ti benedica il Signore, ti custodisca, faccia risplendere per te il suo volto, come un sorriso, ti faccia grazia, rivolga a te il suo volto, non ti volti le spalle, ma ti conceda pace, shalom, cioè la pienezza dei beni, di ogni bene di cui abbiamo bisogno. E perché questa benedizione da parte del Signore a livello della nostra esistenza umana sia veramente più, come dire, concreta, ecco, la liturgia ci pone di fronte Maria, la madre di Gesù, invocata oggi con il titolo di Madre di Dio. È il titolo più ardito, più alto che di lei si possa celebrare. Sappiamo che lo stesso Dante è riuscito ad esprimerlo in maniera sublima in quelle parole ispirate: Vergine madre, figlia del tuo figlio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il tuo fattore, cioè il tuo creatore, non disdegnò di farsi sua fattura, cioè sua creatura. Ecco, Maria, madre di Dio. Quante lotte nella Chiesa del V secolo per approdare a questo titolo, per esprimere cioè la fede della Chiesa nell'evento dell'incarnazione del Figlio dell'Altissimo che nel grembo di una donna si fa creatura, per cui lei è chiamata appunto Madre di Dio. Si racconta che al termine del Concilio di Efeso del 431 d.C., quando appunto i padri del Concilio solennemente dichiararono Maria Madre di Dio, in greco si dice Theotokos, uscendo dall'assise conciliare, furono portati in braccio da una folla festante. Possiamo dire che ancor prima allora che nei padri, i teologi, il popolo cristiano, nella sua fede semplice, autentica, covava da sempre questa consapevolezza di devozione che il Concilio poi di Efeso ha ratificato per sempre. Maria, Madre di Dio. Ma andiamo più avanti, in profondità, in questa nostra riflessione. Nell'intimità di Dio, della vita di Dio, che è fatta di relazione, di comunione, di amore, è presente anche colei che permette a queste relazioni divine di venire a contatto con noi e riceverne in dono la grazia. Maria, proprio perché madre del Figlio di Dio, ci dà cioè la possibilità di entrare nella stessa relazione di comunione, di amore, che il Figlio di Dio Gesù intesse con il Padre e con lo Spirito Santo. La nostra umanità davvero raggiunge il suo apice.
la sua destinazione, la sua meta più alta, il suo traguardo più alto, la sua bellezza, la vita stessa di Dio in noi, la nostra vita in Lui. È il gancio, possiamo dire, di questo percorso è una donna di nome Maria. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, lo dice con queste parole: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, perché noi ricevessimo l'adozione di figli. Quante sono belle, poi, intriganti, direi, le parole del Vangelo di Luca. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Parole gravide di significato che forse non riusciamo a rendere nel nostro linguaggio così frettoloso, così superficiale oggi. L'attenzione di quelle parole di Luca è concentrata su di lei, Maria, che cerca di afferrare il senso di quello che sta accadendo attorno al figlio, a partire da quello che lei ha vissuto fin dall'inizio, a partire cioè da quel pieno e gioioso eccomi che ha detto. Ed ora si vede concretamente davanti a quello che è un mistero ancora indecifrabile, davanti al figlio di Dio, nato in un posto sbagliato, accolto da gente di bassa lega, i pastori. Serbava nel suo cuore, non nel senso che gelosamente, in maniera possessiva, si impadroniva del mistero del figlio, ma nel senso che valutava continuamente nella sua interiorità, confrontava l'evento del suo figlio con tutte le parole e i fatti che accadevano intorno a lui, cercando di mettere insieme, nella fiducia piena della parola di Dio, un puzzle che sfuggiva ad ogni ragionevolezza umana. E questo atteggiamento Maria l'ha portato fino in fondo, fino al momento della croce. Sì, Maria confrontava con la sua ragione, con il suo sentire, con la sua fede, quello che avveniva davanti ai suoi occhi. Oggi si direbbe che questa donna ha una capacità introspettiva eccezionale e possiamo in certo modo intuire che Gesù stesso ha imparato da lei a vivere così tra gli uomini nella sua missione, una vera educatrice, insomma. È l'inizio del nuovo anno, è affidato a lei, la madre di Dio fatto uomo, la nostra madre. E dunque a lei affidiamo gli auguri che ci facciamo durante questo giorno. E Maria ci dà l'augurio senza troppi giri di parole, attraverso il nome che, con Giuseppe, suo sposo, ha dato al suo bambino, Gesù. Che significa, lo sappiamo, Dio è la tua salvezza. Ecco l'augurio, è il dono più grande, Gesù, nostra salvezza. Un nome che si sposa benissimo con un altro nome di Dio, pace. Dio è la nostra pace. In tutta la Chiesa, in tutto il mondo, oggi risuona il messaggio di pace che Papa Francesco rivolge agli uomini di buona volontà. E quest'anno Francesco osa dire che la pace si può costruire anche attraverso nuove modalità, attraverso strumenti, mezzi della tecnologia, nuove opportunità che ci dà la cosiddetta intelligenza artificiale, e che ormai invade le nostre vite, ma che se usata con criterio, con responsabilità, con eticità, se posta cioè al servizio dell'umanità, può semplificare, risolvere anche i conflitti, fare incontrare, dialogare gli uomini e le donne di tutto il mondo, grazie appunto al suo linguaggio, il linguaggio della rete. Ecco, fratelli e sorelle, mettiamo sotto la protezione della Vergine Maria, la Madre di Dio, la Regina della Pace, questo augurio e diciamo insieme: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.